Salve a tutti della Croce Blu. Oggi ti presento la Miriam di Betlemme, comunemente conosciuta come una piccola araba che riceve le stimmate e combatte contro Satana. Quello che io ho trovato invece molto toccante di questo libro è all'inizio, dove si parla ancora come nasce la Miriam. I suoi genitori facevano fatica a avere dei figli. Diedero alla luce 12 figli, ma tutti morivano uno dopo l'altro. Alcuni morivano alla nascita e altri molto giovani. Così i poverini decidono di fare un pellegrinaggio a Betlemme, a pregare sopra il luogo dove è nato il Gesù. Disperati, arrivano a Betlemme, pregano con molto fervore, con tanta fede, e offrono al Signore addirittura una candela del peso corrispondente al peso di un bambino di 3 anni. Il Signore accoglie le loro suppliche tramite l'intercessione della Madonna, e la piccola Miriam praticamente solo poco dopo tempo viene concepita, ma per l'intercessione della Madonna, per mezzo della preghiera dei loro genitori. E condivido con l'autrice stupore e l'entusiasmo con quale i loro genitori hanno pregato, e penso che è un buonissimo esempio per tante coppie giovani dei genitori che desiderano avere un figlio, come fare un voto e come chiedere al Signore e ad intercedere alla Madonna. La stessa cosa si può fare a Međugorje, alla Croce Blu, alla Chiesa, a Križevac, sulla collina. Il mio messaggio è: chiunque, oltre che questo libro è per tutte le età, io l'ho trovato molto toccante in questo particolare, come tutti noi genitori dobbiamo pregare per i nostri figli prima del loro concepimento, per non parlare durante la loro vita, perché con la preghiera si possono ottenere tante grazie per i nostri figli. E questo è già esempio anche per me, che sono la mamma per 2 bimbi, e condivido con piacere la bellezza di questo testo, libricino breve ma molto profondo nella sua semplicità, scorrevole, e sono sicura che diventerà una vostra amica. Tenetevelo vicino e prendete spunto dalla vita della piccola araba. Lo troverete su Amazon in formato Kindle e in copertina flessibile, oltre che a Međugorje. Grazie.